Carenza di spazi all'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro è quanto emerso questa mattina durante la protesta pacifica organizzata da un gruppo di studenti del quinto superiore. Nel mirino il secondo piano dell'edificio, lato Pesaro, chiuso perché avrebbe dovuto ospitare le classi di alcuni licei e forse accoglierà l'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore. Una decisione a quanto pare non condivisa dagli alunni che vorrebbero il secondo piano per nuovi laboratori e nuove aule. Per la problematica che abbiamo al secondo piano Pesaro, perché è stato chiuso un piano, a noi ci servono delle aule che non vengono messe a disposizione e questo crea un grande disagio. È stato chiuso un piano agli studenti per far venire altri istituti, ma noi non abbiamo spazio nella nostra scuola. Ci servono aule, ci serve l'aula insegnanti per i professori, i laboratori devono essere liberi per poter fare il laboratorio effettivamente nel modo sincero e vero. Siamo tutti qua appunto per protestare, per riavere la nostra scuola indietro come era sempre stata. In questi mesi non è mancato il confronto tra gli studenti e il dirigente scolastico. Per la riapertura del secondo piano si era pensato all'autogestione anche per fronteggiare la carenza del personale ATA. L'idea però è naufragata in pochi giorni. Hanno proposto l'autogestione per riaprire un piano, per ridare l'aula professori ai professori, per ridare delle classi agli alunni, delle classi vere, non delle aule professori. Dal momento che è stata proposta questa cosa, lui inizialmente ha accettato. Cioè, comunque ha cercato di parlarci, di chiederci un confronto, di vedere se tutti eravamo disposti a, perché comunque dovevamo pulire i bagni, pulire le classi, cioè non è una cosa facile che tutti sono disposti a fare a 18 anni. E lui momentaneamente sembrava avesse accettato, giustamente ci devono essere delle parti comunque che deve decidere anche lui, giustamente, però dal momento che tu ci vieni a chiedere un parere nostro di tutte le quinte, noi te lo diamo e tu te ne freghi a questo punto, allora noi scioperiamo. La protesta pacifica oggi è iniziata dopo le 8, poi a metà mattinata l'intervento di Roberto Franca, preside dell'Istituto Alberghiero, che ha chiarito così la vicenda. Noi siamo di quinta, esatto, noi siamo di quinta, siamo tutti maggiorenni, ci prendiamo in autogestione la pulizia dell'aula. Capite a me che questa cosa qua mi è piaciuta subito. Nel senso, ho detto, cavolo, una bella presa di responsabilità dei ragazzi e tutto quanto. E quindi abbiamo detto, vabbè, però dopo 2 giorni che è successa questa cosa, dove io, no, si stava attivando anche il modo di come realizzarla, perché un conto è l'idea, poi dopo bisognava che tutti erano d'accordo, cioè, allora, prima di lavorare su questo, cosa è successo? Sono stato contattato dall'ITS, dal dottor Marchetti, che mi ha detto, so che avete delle aule libere. Cioè, possiamo magari, no, occuparle noi, vi crea problemi? Io ho detto sì, ok, basta che mi dite cosa mi date in contropartita, gliel'ho detto subito secco. E loro mi dicono, beh, facciamo noi abbiamo dei laboratori molto attrezzati, qui si parla di direttore d'albergo, oppure nuove tecnologie, intelligenza artificiale per esempio nel campo del food and beverage, nella gestione insomma, ho detto, cavolo, c'è una bella cosa. Inoltre ci portano la fibra, perché a loro serve la fibra. E quindi in cambio ci diamo questo, l'utilizzo dei laboratori, ma soprattutto di personale. Quindi, cioè, ci danno gli esperti che spiegano ai nostri ragazzi questa cosa. Ho detto, vabbè, comincia a essere una proposta. Ho detto, ma quante aule vi servono? 4-5 aule. Ho detto, vabbè. Secondo me non è nessun problema, però ho detto per correttezza, io ai ragazzi gli avevo detto questa cosa, adesso gliela voglio mettere nel piatto, quindi gli ho detto guardate, c'è questa opportunità, secondo me vale, avevo visto che loro in effetti qualcuno era d'accordo, qualcuno ormai si erano fatti l'idea di avere un'ala tutta loro, no? Di autogestione, e io gli ho detto guardate, però qui c'è di contro, per la scuola c'è un grosso vantaggio perché abbiamo l'opportunità appunto di usufruire di laboratori dell'ITS a titolo gratuito.